L'arena è stata oggetto di 4 incendi che si sono succeduti tra il 2015 al 2017. Si è trattato di incendi che si sono sviluppati alcuni durante la piena estate, uno invece al termine dell'inverno. Nei casi dell'estate, il primo si è sviluppato durante la stessa programmazione cinematografica estiva. Ricordo che all'epoca dovemmo sospenderla per una settimana e poi riprenderla, avendo poi ripristinato la recinzione solita, classica dell'arena. L'arena Puccini era ricoperta di una siepe che si chiama vite. Hanno fatto delle verifiche e non c'è niente che possa dimostrare il contrario, anche buttando una sigaretta, essendo molto secco, perché più andiamo avanti e meno ha preso fuoco. Non c'è stato niente di doloso, credo proprio. C'è stato un po' di superficialità sul fatto di fumare, ma questo capita ovunque, ecco. Non in molti, però, pensano sia stato un caso. Ma è possibile che siano stati non dolosi, secondo te? Difficile dirlo. Sono stati questi due principi di incendi che sono sempre avvenuti dopo che si annunciava di fatto una crescita di investimento culturale e sociale all'interno dell'area e sempre nel luogo dove la presenza del comune era più evidente, ovvero la Civitella. In quel caso avevi parlato di clima intimidatorio. Ma intimidatorio forse è una parola grossa, nel senso che si capiva che alcune persone andavano a dire che non gradivano questo movimento che c'era.